Nerbio, siamo con Paolo Zuvadelli, anche lui reduce dei campionati italiani. Com'è andata ad Arezzo? È andata, posso dire, un po' così così, nel senso che sono soddisfatto del mio campionato, ho portato una cavalla italiana che veniva da un momento di riposo perché l'avevo lasciata un po' a paddock, purtroppo la cavalla è rientrata un po' tardi e ho faticato un po', ma in realtà avrei dovuto montare un altro cavallo che però ho in trattativa e quindi ho preferito non portare. I campionati sono andati abbastanza bene fino all'ultimo giorno, poi la domenica c'è stato un calo e ne ho pagato un po' le spese. Percorsi un po' duri? Secondo me percorsi belli, perché hanno messo in risalto i cavalli buoni, i cavalli che la domenica hanno saltato, e la domenica i giri erano veramente all'ultimo buco. C'era anche oltre 1,60 m alcuni salti, però ci sono stati dei cavalli che hanno fatto doppio percorso netto oppure hanno fatto 4-0. Questo sta a dimostrare che anche in Italia ci sono dei cavalli che possono saltare, bisogna solo creare situazioni nelle quali questi cavalli si mettono in luce, perché permettono ai tecnici di verificare quali sono i binomi più in forma. Primo giorno un po' difficile, primo giorno, con la linea gabbia. Primo giorno, ecco, trovo che non era un percorso, diciamo, molto classico per una categoria a caccia. Secondo me chi cercava di forzare molto la categoria si metteva in difficoltà un po' da solo. Trovo che sia una formula che secondo me sarebbe da rivisitare. Io penso che è un po' stupido correre il primo giorno quando non sai neanche che se arrivi in fondo al campionato. Penso che non siamo a un campionato europeo, poiché la formula è quella di un campionato europeo, però in un campionato europeo partono un numero tale di cavalli che devono per forza fare una scrematura così incisiva. Io credo che in Italia invece potrebbero fare una categoria tabella A per determinare dei tempi che servono per creare i migliori 20 binomi. Però credo che sia giusto fare in modo che va avanti chi fa meno barriere, mentre invece risulta che il primo giorno qualcuno che ha fatto anche una serie di errori è rimasto abbastanza alto di categoria. Però bisogna rispettare le regole e il campionato comunque è stato, secondo il mio punto di vista, un vero campionato. Roma Nerbio, una A5 stelle, chi presenti? Falla grossa? Sì, ho dei cavalli giovani di 8 anni, dei cavalli di 7 anni che sono un po' in preparazione la settimana prossima, che qua ci sarà una tappa del circuito top. Quindi una tappa per il circuito dei cavalli giovani, in più ci sarà questo Gran Premio 1,60 m, quindi sto routinando un po' i cavalli per rispolverargli un po' i salti e metterli un po' sulle gambe. Parliamo di cavalli giovani, queste categorie a giudizio, cosa ne pensi? Allora, penso che il giudizio deve servire per creare una cultura. Deve servire per dare un'idea a chi alleva, a chi monta cavallo, a chi è proprietario di un cavallo, per dare una indicazione su come sta andando il suo cavallo. Trovo che bisognerebbe avere dei giudici altamente qualificati, poco discutibili. Questo non sta a significare che in Italia non abbiamo dei giudici anche preparati, però io penso che ci voglia forse un giudice, anche uno solo, ma veramente un po' fuori dalle righe, che è difficile trovare indubbiamente, e che dia la sua espressione del percorso. Ciò senza implicare un montepremi in denaro. Io credo che ho piccolo montepremi in denaro. Penso che le gare a valutazione devono servire per una crescita e per una cultura. Però siccome poi nel futuro i cavalli devono saltare per facendo dei percorsi netti, io credo che il montepremi deve essere suddiviso per i cavalli che fanno zero penalità. La storia ci ha insegnato che ci sono dei cavalli che hanno poca tecnica e poco stile, ma che saltano delle gare molto importanti, e quindi alla fine il campo vuole questo e noi dobbiamo prepararci per questo. Ciò non toglie che creare i cavalli che saltano con una certa classicità permette ai cavalli di poter saltare meglio. Quindi questo deve servire per aiutare i cavalieri a montare con una certa raffinatezza. Ci vuole un programma lungo, un programma formativo, e io credo che però qualunque cavaliere che monta a cavallo si rende conto negli anni e nel tempo che i cavalieri che montano con quella tipologia di equitazione costruiscono meglio i loro cavalli. E quindi è una cultura da creare, questo è quello che penso. Grazie mille. A tutti voi, ciao.